io mi ricordo che quando ero piccolo tutti quanti prendevano in giro, facevano: andate che è arrivato Don Calogero, baciamo le mani. Ma che vuol dire, scusa? Non è che tutti i siciliani sono mafiosi, no? Che poi la stessa cosa viviamo tutti noi italiani quando andiamo all'estero. Che ci dicono sempre? Where are you from? Italiano? Pizza, mafia, mandolino. Ma basta con questi luoghi comuni. Italiano mafioso. Italiano mandolino. Ma chi cazzo ha mai visto un mandolino? Ma perché esiste il mandolino? Io devo parlare un sacco di volte di mandolino, ma se stava a parlare del culo, che è una cosa completamente... Io penso che la discriminazione, il razzismo, ci sarà sempre, sempre ci sarà. È solo che cambia l'obiettivo, eh? Oggi qual è l'obiettivo del razzismo in Italia? Sono quelli di colore, no? Gli africani. Ma io mi ricordo una volta l'obiettivo, eravamo noi terroni. Io mi ricordo che quando uno del nord beccava un terrone come me, ci piava subito per culo. Uè, terron, va a lavorare, barbon. E che te voglia di fare un cazzo, figa. Parlano tutti quanti come il Gabibbo, sai come cazzo. Anche oggi avviene, ma provate a chiedi, scusa, tu che mi prendi tanto in giro, ma tu come ti chiami? Uè, figa, cioè, stai dicendo a me, cioè, io sono il Giangi e sono di Milano. Io sapere qual è il tuo nome di battesimo? Uè, figa, cioè, puoi sapere, cioè, non ti basta il Giangi, cioè, è proprio il nome del battesimo originale. Io mi chiamo Ciro Cupiello. Se ti chiami Ciro Cupiello, tu sei più terrone di un gelese, di un tunisino, no? Cioè, no, diciamo la verità. La verità è che noi terroni siamo un po' tutta Italia ormai, no? Tutta. Se vai, tipo, sono stato da poco a Torino, al centro, là si sente proprio il polentone, no? Proprio il polentone del nord. No? Ma se state a Torino, al centro della piazza, si volge gente che parla con polentone. Ga che minchia sta dicendo, un bare? Ga vattene a casa, con noto. Ui ui, niente di meno. Devo dallo che trunga una capata, va boh. Sono tutti terroni, tutti. Ma perché questo? Perché ai tempi la Fiat era talmente convinta che noi terroni non avessimo voglia di fare niente che assunse quasi tutti i terroni, quasi, no? Perché è un falso storico che noi terroni non abbiamo voglia di lavorare, come un falso storico che l'Unità d'Italia è avvenuta nel 1861. Questa cosa è avvenuta quando in Italia sono arrivati i rumeni. Che i rumeni stavano sul cazzo a tutti! Cioè anche mia madre per spaventare mi diceva «Sì, Gio! Se ti combotti male, questa notte arriva l'uomo nero e ti porta dal rumeno. Pensa quanto non contava più un cazzo l'uomo nero. Cioè, da autista al rumeno. A chiunque chiedevi di rumeni quando ero piccolo, tutti quanti erano spaventati, no? Vi ricordate che si diceva che i comunisti mangiavano i bambini? Ecco, i rumeni erano talmente cattivi che si mangiavano i comunisti mentre mangiavano i bambini. Pensa quanto erano cattivi i rumeni. Cioè, chi è che decide qual è la moda del razzismo dell'anno? Cioè, io mi immagino tipo i stilisti del razzismo, no? Si vedono una volta l'anno e decidono chi dobbiamo odiare. Tipo già dai nomi Valentino Reich, Dolce Ariano, Benito Missoni, che ne so. Per ogni girone c'è sta un nostalgico del quando c'era lui che controlla l'estrazione, no? E arriva là e fa... Allora, quest'anno gli italiani odieranno i filippini! E il nostalgico, dai! Ci è capitato il girone facile, dai! Filippini, il primo schiaffo che vola o pieno al volo, poi... Se sporcano di sangue, sono pure bravi a pulire, quindi fanno un po' tutto quanto loro. Come mai non ci prendiamo mai con un'etnia forte? Come per esempio non ci prendiamo mai con i cinesi? Dove sta la sede nazionale di Casa Pound? Ve lo siete mai chiesti? Roma, quartiere Squilino, sono circondati dai cinesi. Perché non sappiano mai con loro? Perché gli fanno un bucio de culo così. Ragazzi... I cinesi sono pericolosi, dico soltanto che una volta mi sono fermato in un vicolo e ho visto un cinese che si stava a mangiare un rumeno vivo mentre mangiava il comunista che mangiava il bambino. Pensa quanto è cattivo il cinese.